Il passaggio dalla sicurezza del latte ai primi cibi solidi è un momento cruciale per il bambino e per la sua famiglia. Spesso però si parla di svezzamento come di una fase stressante fatta di rifiuti e frustrazioni per i genitori che accompagnano il piccolo alla scoperta di questo nuovo mondo. Proprio l'alimentazione tra il quinto e il dodicesimo mese di vita del bambino è dedicato all'ultimo nato nella famiglia del cucchiaino d'argento. Un libro dal titolo esplicativo Addio Biberon, arriva la pappa. Ne abbiamo parlato con Annalisa Musso, responsabile editoriale di cucchiaio.it. Il primo volume affrontava già il tema dell'alimentazione dei piccoli da 0 a 5 anni. È stato veramente un caso editoriale perché sono state vendute più di 50.000 copie. A questo punto ci siamo accorti che il momento dello svezzamento, che veniva trattato, ma soltanto in parte nel primo volume, meritava un focus, un approfondimento. Perché? Perché è il momento più delicato della vita, non soltanto del bambino, ma anche della famiglia, no? Della mamma, che affronta tutta una serie di tematiche sulle quali ancora ci sono magari dei dubbi, delle paure, dei timori a volte persino eccessivi. Il volume non è solo un baby ricettario con 72 proposte da portare in tavola ai più piccoli, ma fornisce un'indicazione per un'alimentazione equilibrata e i consigli di pediatri che guidano i genitori in questo passaggio delicato. Un approccio esaustivo ed aggiornato che affronta anche il tema dell'autosvezzamento, un metodo nuovo che propone al bambino il cibo di casa, lasciando che sia lui a decidere cosa, come e quanto assaggiare. Il cucchiaino d'argento, come un po' il cucchiaio d'argento da sempre, non può, non vuole ignorare tutto quello che aiuta a completare la conoscenza e a fare delle scelte. Di conseguenza abbiamo parlato anche dell'autosvezzamento e c'è un capitolo completamente dedicato a questo, che ci guida un po' all'interno di quella scelta che un genitore può fare, che può anche non essere una scelta definitiva, ma un approccio. Il tema è stato naturalmente trattato, non ignorato, in un capitolo, benché comunque si resti più allineati a un concetto, se vogliamo, più tradizionale. Questo undicesimo volume della collana vuole essere un punto di riferimento anche nel mare di informazioni, ricette e suggerimenti che circolano soprattutto in rete sull'argomento. Sul digitale noi registriamo due tendenze: da una parte la possibilità di informarsi molto, ma dall'altra anche una grande cautela, no? Perché la quantità di informazioni che vengono offerte sono davvero eterogenee, a volte diventa difficile districarsi. Per questo anche noi ci proponiamo sul nostro sito di trattare questi argomenti e di offrire un vademecum alle giovani mamme. In 152 pagine, il libro di editoriale Domus mette a disposizione di mamma e papà quelle conoscenze fondamentali per vivere lo svezzamento con serenità, senza lasciarsi scoraggiare troppo dai primi rifiuti dei bambini.